Sì, certo. Va bene, ho capito, ho capito. Va bene. Hai visto, Evaristo? Tutto per quella maledetta guerra. Nessuno riesce a fare niente. Hanno tutti paure, per questo non hanno idea di che cosa fare. Che ti prende? Tu sei felice? Sei felice? Ma che cosa sta dicendo? Sei felice? Come potrei gioire della sua disgrazia? Disgrazia? Ma senti, hai detto disgrazia, Evaristo. Che sta succedendo, eh? Sto con Delfina e le disgrazie continuano. Cos'è successo al Drago Rosso? È colpito da amnesia? Momento solo! Non scherzi su queste cose, perché non valgono soltanto le azioni, ma valgono anche le intenzioni. E io so più che bene che lei ha intenzioni poco pure con la signorina Florence. Bene, cambiando discorso, la sua deliziosa madre. Che cosa? Che c'entra ora mia madre? Vuoi che chiami mia madre per chiederle i soldi? Ah, questo mai. Come pensi che potrei farlo, Evaristo? Io sono grande. E inoltre, come faccio a dimostrare a Flore che i pantaloni in questa casa sono io che li porto se devo chiamare mia madre per chiederle i soldi? Prendi. Grazie, grazie, alla prossima. Ragazzi, non so che fare. Chi non compie gli anni ad agosto li compie a settembre, chi ha 65 anni e chi non vuole un pagliaccio in casa. E io non so che fare. La cosa peggiore di tutte è che il conte finirà per vincere. Mi farà perdere la faccia e avrà anche ragione. No, Flor, è impossibile perché con questo ti riempiranno di telefonate. Guarda che capolavoro. A più tardi, grazie. Ci vediamo al Petit Palais de la Fatevi belle e portate uomini generosi. Generosi con noi, ovviamente. E com'è andata con l'Ericone? Siete riusciti a spillare qualche Che spicciolo? simpatica, che carina. Non giocare con le figurine, fai qualcosa di Non produttivo. sono figurine, sono i miei nuovi volantini. Pane quotidiano per noi. Io lavorerò con le mie manine, cosa che voi non sapete fare. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Ci aspetta una montagna di lavoro oggi. Che trama la servetta? Che tristezza, guarda qua. Niente di importante, cara. Lei crede di poter fare soldi animando le feste dei bambini, figurati che guadagni. Non importa, mi assicurerò personalmente che quella stupida non metta piede alla festa. Non sono d'accordo. Credo che l'ideale sia che lei vada alla festa e che vi sia più presente che mai. Cosa pensi? Che cosa stai tramando? Come può essere, Evaristo? Conosco sette lingue, conosco il sistema binario, decimale, ho un quoziente di intelligenza di alto! Alto? Ho prestanza fisica, faccio scherma, faccio tutto. Riesci a credere che nemmeno l'ambasciata di Transilvania mi vuole? Moltissime grazie. Signore, ho esaurito tutti i contatti. In realtà, escludendo sua madre comunque, ci resterebbe qualcun altro che potremmo chiamare. Che chiama tutti? Chi è? Ho sentito stamattina Parla? che lui è arrivato in città. Che cosa? Suo cugino secondo è qui in città. Mio cugino! Non ti azzardare, Evaristo! Però, date le circostanze, signore. No, prima di chiedere qualcosa a lui, io mi depilo. Non ci penso proprio. Amore mio, che ci fai qui? No, guarda come sei ridotto, tesoro. Ti devi sistemare e fare bello ancora di più se possibile, ma non so se è possibile. Questa sarà una serata molto importante, vita mia, il galà al Sì. Palais de la Sorbonne. Faremo tantissimi soldi! Per il Crico Sì, certo. Ti ringrazio moltissimo, Delfina, però se non troviamo una soluzione Sì. economica, non avremo di che mangiare. Sei esagerato, lo sei, tesoro mio. A partire da stasera potremo risolvere definitivamente tutti i problemi di questa casa. Quindi forza, rilassati. No, non esagerare, sta tranquillo, pronto? Fina, perché hai riattaccato prima? Non sei gentile. Amica, l'altra volta volevi dirmi qualcosa. Vuoi venire qui? Sono qui con il conte. Mi vado a fare una doccia. Sì, Va è bene, meglio. amore. Che vuoi? Che cosa vuoi? Ti ho detto di versare il denaro, lo hai fatto? No, cara, prima devi dimostrarmi la tua lealtà. Lo hai fatto? Cosa vuoi che faccia? Comportati bene, non dimenticare che io sono come il sole, anche se non mi vedi, ci sono. Fa la brava. Lorenzo! Lorenzo! Ricordati per favore di non dire che non abbiamo soldi, perché né a Massimo né a Flora affiderebbero la custodia se lo E scoprissero. Quindi tieni la bocca irresponsabilità. chiusa. Oh, signor giudice! La Molto trovo bene! bene! Piacere rivedervi. Salve! Come va? Piacere nostro! Sedetevi, prego. Grazie. Allora, ditemi un po', come mai siete qui? Ah, semplicemente vorremmo avere la nostra parte dell'eredità in anticipo, se si può. Questo è impossibile, e voi lo sapete. Eh? I conti sono bloccati. Per proteggervi.
sì, sì, certo, sì, lo sappiamo, ma certo, visto che ora siamo grandi, vorremmo la nostra esatto, parte. Esatto, e poi io sono tanto responsabile, ma forse perché sono stato adottato non mi viene riconosciuto il diritto all'eredità. No, che discriminazione, è non ho niente a che vedere con questo, niente a che vedere. Hai gli stessi diritti dei tuoi fratelli, è chiaro. Ma dico io, perché non vi trovate un lavoro, eh? Male non vi farebbe. In caso contrario, chiedete i soldi ai vostri tutori o a uno degli adulti di casa. Il fatto è che gli adulti di casa non hanno... Zitto! Non hanno sentimenti. È vero. Sono così irresponsabili che non se ne questo, parla. Questo fa loro molto onore. Sì. Allora, per ottenere i vostri soldi dovete avere, ma che sia chiaro, 18 anni. Sì. O essere sposati e sistemati. Chiaro? Sì, beh... Ragazzi, devo lasciarvi. Sì. Arrivederci. No! Ah, bene, grazie, Fatine, che mi mandate un lavoro. Pronto? Sì, mi dica. Feste per bambini? Sì, abbiamo tutto per le feste dei bambini. Quando sarebbe? Oggi? Eh sì, le ho trovato un posticino, perché, ecco, adesso siamo pieni di lavoro noi sempre. Mi dica, di quanti bambini stiamo parlando? Saranno 30, mia cara. Il compleanno del mio piccolo sarà al Petit Palais de la Sorbonne. Vogliamo un pagliaccio molto divertente, che ci sorprenda. No, ma certo, ho un pagliaccio incredibile, ve ne innamorerete. Sarà il miglior compleanno della giovane vita di suo figlio. Stia attenta a coordinare il suo orologio al mio, capisce? Alla medesima ora. Come? Lo metta a un quarto, mia cara. L'aspetto alle 22:05 minuti, tesoro. Sì, badi che sia una vera sorpresa, mia cara, eh? Stia tranquilla, signora. Sarò puntuale come una visita guidata giapponese. Sì, a quell'ora sarò lì. Per il tuo minuto di silenzio. Eh? A un minuto dopo le 10, lei entrerà nell'edificio, capito? E entrerà di botto, senza dire una parola, e farà una grande sorpresa, è chiaro? È chiaro, è chiaro. Che mi metto? Non so decidere. Forse questa giacca è splendida, di marca, ma un po' troppo sportiva. Forse non va o va. Perché invece di ridere della mia tragedia non mi aiuti a decidere? Di che ridi? Di che rido? E di che vuoi che rida io, secondo te? Di chi? Ma della servetta, è caduta nella mia trappola, tesoro. E stasera dovrà animare gli invitati alla serata di gala. Come? Come? Travestita da pagliaccio? Ossia, la figuraccia della sua vita? Sì, sì. No, parliamo di cose serie ora. Di quell'ipispi d'orcio. Sì. Hai saputo niente? No. No. Ah, no? No. Bene. Meglio così, tesoro. Sì, certo, certo, ma certo. Sì, mi interesserebbe un posto alla Banca Mondiale, sì, perché no? Sì, molto bene, molto bene. Allora, in caso ne parliamo. Perfetto, perfetto. Niente, niente, Evaristo, niente. Signore, mi scusi se insisto, però perché non parla con suo cugino? Con mio cugino? Non me lo nominare nemmeno, mio cugino mi ha già tradito una volta, non gli darò un'altra possibilità e tu lo sai bene, basta. Allora, Massimo, come va la sfida? Ah, meraviglia, meraviglia. Ancora non ho trovato niente, ma ho molte porte aperte. Molte porte aperte, molti corridoi, però nessun impiego concreto e pertanto niente stipendio. Ah, niente stipendio. E a te come va con il lavoro? Hai trovato qualcosa? Ovvio. Non solo ho trovato lavoro, ma in più mi pagano oggi stesso. Ah, e che cosa devi fare? Preferisco non dirlo. Non vorrei rovinare la sorpresa, così i bambini non restano delusi. E perché non voglio restare delusa io? Perché non guardi negli annunci se qualcuno cerca un conte squattrinato per fare il lavoro? Sì, un momento, prego. Un momento. Signore, è suo cugino Segundo. Ma, ti ho già detto che non voglio parlarci. Tuo cugino Segundo? Ho sentito bene. Allora ce l'hai un parente. Perché non chiedi a questo cugino Segundo se ha un lavoro per non te? Non se ne parla. Insomma, signore, ci vuole parlare? Ti ho detto di no ed è no. Che testardo! Vieni, forza, eh! Fermo, Bernardo! Che cosa vuoi fare? Consideralo come un ritiro spirituale, eh? Non ti capisco, che cosa vuoi da cosa me? Cosa voglio, cosa voglio? Voglio che ci pensi bene, amore, questo voglio, eh! Qui potrai riflettere. Lontana da tutto il resto, ti farà molto bene, sai? Devo riflettere su certe cose, eh? E anche tu, eh? Che stai facendo, Bernardo? Che cosa vuoi? Ecco! Scrivigli, forza, scrivigli, Olivia! Caro Franco, volevo
La mia borsa, Greta! Dov'è il mio costume? Non trovo niente! Mi raccomando, sì, sia sì, sono pronto. Dai, basta, Evaristo, basta. Ci porteremo dei traumi nella vita per essere cresciuti.